Desidero tanto essere un interprete. Non parlo del carisma dell'interpretazione delle lingue, ma nel senso più generale che questo termine assume, desidero ardentemente essere un interprete tra Dio e l'anima umana. Ma che cos'è un interprete? È uno che spiega le cose con chiarezza e semplicità. Può capitare che qualcuno abbia un messaggio per voi, ma parla una lingua che non comprendete. In casi simili, un interprete potrebbe rendere intelligibile quel messaggio traducendolo. Se vogliamo fare da interpreti tra Dio e gli uomini, dobbiamo conoscere le lingue di entrambi. Credo che il nostro punto debole stia nel fatto che noi non comprendiamo abbastanza bene il linguaggio di Dio, non viviamo sufficientemente in comunione intima con Lui, non trascorriamo abbastanza tempo nei Suoi cortili celesti e perciò non comprendiamo il linguaggio del cielo. Ma vi è un'altra classe di persone, il cui punto debole è proprio l'estremo opposto, e a loro vorrei dire: è ora che rimettiate i piedi per terra. È possibile vivere una vita da extraterrestri, vi prego di non fraintendermi, ed essere in una condizione di squilibrio spirituale tale da non essere minimamente in grado di interpretare, e questo perché si è perduto il contatto con gli uomini. Il Signore Gesù visse da uomo tra gli uomini, e io desidero fare altrettanto. Se vogliamo conquistare gli uomini, dobbiamo essere umani. Il battesimo nello Spirito Santo non fa di noi degli esseri innaturali, ma ci rende piacevolmente normali. Una volta partecipai a una riunione all'aperto e una brava giovane diede la sua testimonianza. Era ripiena di Spirito Santo, una vera fiaccola ardente per il Signore, e aveva una gran voglia di conquistare delle anime. Si rivolse a un gruppo di minatori e degli ubriachi presenti e ripeté loro: «Carissimi, carissimi!» Costoro da molti anni non si sentivano chiamare così, anzi, li infastidiva essere chiamati carissimi. Il fatto è che questa giovane sorella era sempre vissuta nella dolce atmosfera delle riunioni di preghiera e aveva perduto il contatto con il mondo. Le riunioni di preghiera sono buone e Dio ci aiuti a frequentarne di più, ma dobbiamo contemporaneamente mantenerci in contatto con gli esseri umani. Desidero di tutto cuore vedere pentecostali sani e normali. Desidero vedere uomini e donne che sappiano attrarre i non credenti, che possano agire come veri interpreti. Se vogliamo diventare interpreti tra Dio e l'uomo, dobbiamo capire le lingue di entrambi. Il Signore ci aiuti a essere interpreti del Padre. Credo che questo sia uno degli importanti scopi per cui Dio ci ha battezzati con lo Spirito Santo. Non per toglierci dal mondo, ma per darci potenza per vivere nel mondo come interpreti, mostrando l'amore del Salvatore alle anime per le quali Egli è morto.